Buonasera dalla redazione TG Time, nei titoli gli argomenti che tratteremo in questa edizione del nostro telegiornale. Il sindaco di Cosenza ha spiegato la situazione del comune dinanzi ai magistrati della Corte dei Conti per tentare di scongiurare il dissesto finanziario del municipio. La sentenza è attesa per le prossime ore. La pioggia battente la notte scorsa ha riportato alla mente l'alluvione dell'agosto 2015. La macchina comunale si era messa in moto, ma stavolta i fenomeni atmosferici sono stati di minore entità. Muore dopo aver dato alla luce il figlio. Il fatto è accaduto all'ospedale di Cetraro, a morire una donna di 35 anni di rota greca. Per il momento non ci saranno assunzioni negli ospedali calabresi. Bisognerà attendere l'esito del tavolo a Duce, che si terrà il 1 agosto. Si facevano la guerra per il controllo del territorio anche in Valle d'Aosta. La procura antimafia di Reggio Calabria fa arrestare 13 persone. Dopo un lungo periodo di chiusura è stata riaperta la fortezza aragonese di Isola Capo Rizzuto, già numerosi i turisti nel primo giorno di apertura al pubblico. Si alza il sipario sulla kermesse del Peperoncino Jazz Festival, la manifestazione musicale itinerante che proporrà concerti nelle più belle località turistiche della regione fino al 19 settembre. Esordio col botto per il primo appuntamento di Invasioni, migliaia di persone hanno partecipato al concerto di Daniele Silvestri. Ancora buonasera, dunque avete sentito, il sindaco di Cosenza Mario Chiuto ha riferito dinanzi alla Corte dei Conti della situazione economica del comune di Cosenza, ha parlato del passato, di quanto è successo nel 2013, di cosa è stato fatto per venire fuori dalla situazione di predissesto, dai primati di Cosenza nella raccolta differenziata, nelle classifiche di Legambiente dove è quinta, e da quello che si intende fare. E poi si è detto, aggiunto, anche se sarà bocciato questo piano, si ricorrerà alle sezioni riunite. Sentiamo. Mario Chiuto esce dalla sede della Corte dei Conti ed è subito circondato dai giornalisti. Come mai non c'eravate nel 2013? Chiede ai cronisti. Perché la situazione, spiega, è molto simile a quella già vissuta e superata poi con il ricorso al Consiglio di Stato. Il sindaco di Cosenza ha appena finito di esporre ai magistrati contabili cosa ha fatto in questi anni l'amministrazione per migliorare l'economia dell'ente e cosa prevede di fare per continuare il risanamento. Il comune di Cosenza sostanzialmente è in dissesto dal 2011. Noi abbiamo un piano di riequilibrio che abbiamo predisposto e che era stato bocciato poi da questa Corte dei Conti nel 2013 con questa stessa situazione, poi è stato approvato dalle sezioni riunite, che è un piano che deve ripianare i debiti e i deficit del passato. Quindi noi stiamo parlando di quello che era avvenuto prima che la Giunta Occhiuto nel 2011 si insediasse. Abbiamo fatto rispetto a quel piano molti passi in avanti rispetto a prima, nel senso che abbiamo ridotto le spese, abbiamo ridotto di moltissimo anche il numero dei dipendenti, quindi noi lavoriamo con meno della metà di persone che oggi, nel 2011 lavoravano nel comune, oggi appunto ne abbiamo meno della metà, ma diamo servizi migliori. La città è migliorata in tutti i sensi, afferma il primo cittadino, che è pronto, anche in caso di esito negativo, a ricorrere al Consiglio di Stato. Voglio ricordare che la città di Cosenza è la prima per raccolta differenziata, è la prima per tanti parametri, tant'è che è quinta in Italia nella graduatoria Legambiente Ambiente Italia, e abbiamo realizzato moltissime opere pubbliche, quindi abbiamo aumentato il patrimonio del comune in questi anni con fondi strutturali, non con i fondi di bilancio. Quindi c'è stato un miglioramento da tutti i punti di vista, anche da quello dei conti, anche da quello finanziario, perché quello che abbiamo trovato nel 2011, che era la situazione di dissesto certificata da questa Corte dei Conti, oggi è notevolmente migliorata. Oggi questa Corte dei Conti ci dovrà dire se questo piano di riequilibrio che noi avevamo pensato in 10 anni e che la Corte dei Conti bocciò nel 2013 perché ritenne non possibile il risanamento dei conti comunali, così come noi avevamo ereditato dal passato, oggi ci dovranno dire se è ancora possibile. Noi riteniamo di sì, altrimenti avverrà quello che è avvenuto nel 2013, quando questa Corte dei Conti bocciò quel piano, poi dovremmo fare ricorso alle sezioni riunite. La risposta dei cronisti alla domanda iniziale rivolta dal sindaco Mario Chiuto è stata: siamo qui perché lei è candidato alla regione. Cambiamo argomento, parliamo del maltempo che si è abbattuto sulla Calabria nelle ultime giornate, in particolare sullo Ionio, in particolare sulla città di Corigliano Rossano, e Rossano, la zona più interessata dalle piogge battenti che hanno fatto tornare alla mente ai cittadini quanto è successo nell'agosto del 2015. Sentiamo. Quasi 3 anni fa Rossano e Corigliano furono investite da un'ondata di maltempo violentissimo. 19 ore di pioggia intensa, 160 mm registrati in 4 ore nella notte del 12 agosto 2015. Precipitazioni che innescarono importanti esondazioni di corsi d'acqua, sia nel territorio di Corigliano Calabro sia in quello di Rossano.
nelle cui frazioni si ebbero danni maggiori. La zona più duramente colpita fu quella dell'Ido Sant'Angelo, inondata dal torrente Citrea, fuoriuscito dal suo alveo in seguito al crollo improvviso di parte dell'argine in muratura. Le acque invasero strade, trascinando via decine di auto e allagando pian terreni pieni di alzati, con gravi danni alle abitazioni e locali commerciali, le strutture ricettive. L'evento, fortunatamente, non causò morti, ma circa 500 persone, fra residenti e turisti, furono evacuate ed ospitate nella struttura di emergenza allestita nel Palasport cittadino. Un ricordo ancora vivo, ecco perché il violento nubifragio che si è abbattuto attorno alle 3 della notte del 16 luglio sul territorio del comune di Cogliano Rossano, provocando allagamenti nelle strade principali cittadine, di garage e scantinati, ha riportato alla mente dei cittadini quanto è successo anni fa, generando paura e preoccupazione. Stavolta però il fenomeno non ha avuto la stessa intensità e durata, limitando i danni. Nonostante ciò, l'amministrazione comunale e gli organismi di soccorso si sono attivati per intervenire in caso di necessità. Una bomba d'acqua che si è abbattuta sul nostro territorio, più che altro ha interessato l'area urbana di Rossano, a partire dal fiume del Cino fino ad arrivare fino alla parte sud, verso Mirto. Negli ultimi anni purtroppo c'è stata sempre poca manutenzione da parte degli enti addetti allo svuotamento e alla manutenzione ordinaria e straordinaria dei canali di scolo, e questo naturalmente ha causato delle esondazioni e comunque dei disagi specialmente nelle contrade del nostro comune, della nostra area urbana di Rossano. I maggiori disagi si sono avuti a Contrada Pirro Malena, che però disagio che si è risolto nel giro di poche ore, perché il nostro sindaco, coadiuvato da tutta la macchina comunale, si è messa in moto già dalle prime ore dell'alba. Io so per certo che alle 4 il sindaco era già in giro per monitorare il corso dei fiumi, e già alle 6 del mattino gli automezzi della manutenzione erano al lavoro, e quindi diciamo che per noi cittadini non abbiamo avvertito più di tanto il disagio. Io personalmente alle 7 ero già in macchina per Cosenza, e rispetto agli altri anni i due sottopassaggi che portano alla 106 erano agibili. Adesso apriamo la pagina della sanità con la morte di una donna di 35 anni di rota greca, che è morta per aver dato alla luce il figlio. Il fatto è accaduto nell'ospedale di Cetraro. Sentiamo. Doveva essere un giorno di festa, uno di quei momenti indelebili da ricordare per il resto della vita, ed invece l'arrivo di un neonato per una famiglia calabrese si è tramutato in tragedia. È accaduto sul Tirreno Cosentino, nell'ospedale Iannelli di Cetraro. Una donna di 35 anni di rota greca ha perso la vita dopo aver dato alla luce un bimbo a causa di un'emorragia massiva. La paziente, secondo i primi accertamenti, sarebbe deceduta successivamente al parto, avvenuto senza alcun tipo di problema. Il bimbo infatti si trova in buone condizioni. La mamma invece, subito dopo aver messo alla luce il neonato, avrebbe iniziato a lamentare dei dolori alla parte bassa dell'addome e a perdere tanto sangue, ma nonostante l'intervento tempestivo dei medici, per lei non c'è stato nulla da fare. Forse una complicanza avvenuta successivamente al parto, sarà l'autopsia a stabilire le cause del decesso della donna, che ha visto il viso del suo bimbo per pochissimi minuti e subito dopo ha iniziato il calvario che l'ha portata al tragico epilogo. Immediatamente la direzione dell'ospedale di Cetraro ha avviato le indagini interne per stabilire cosa sia realmente accaduto e se ci siano delle responsabilità. Secondo quanto si apprende a livello medico, sono state eseguite tutte le procedure necessarie, ma saranno gli ulteriori accertamenti a ricostruire passo passo cos'è avvenuto nei minuti precedenti e successivi al parto, che hanno trasformato la gioia in tragedia. Questo grave fatto sarà attenzionato anche dalla magistratura? Lo scopriremo presto. Intanto resta il vuoto, il dramma e il pianto di una famiglia che si apprestava a vivere un lieto evento, riempendolo di felicità, di un bimbo che purtroppo non conoscerà mai l'affetto e il calore della mamma. Si attendono risposte, così come si attendono nell'ambito della sanità le assunzioni degli ospedali, che però verranno rinviate. Si attenderà il tavolo a Duce, che è stato rinviato al 1° agosto.
Le assunzioni negli ospedali? No, è stato uno scherzo di pessimo gusto, perché fino a quando non si riunirà il tavolo a Duce, la data prevista è per il 1° agosto, non si potrà muovere foglia. La riunione, a dire il vero, doveva tenersi oggi, ma una lettera inviata da Cotticelli ha fatto slittare tutto. In realtà il commissario aspetta di conoscere quale sia realmente il debito accumulato dalle aziende calabresi, che tardano ad inviare il resoconto. Insomma, non è cambiato nulla, siamo sempre alle solite, ora per un motivo, ora per un altro. Queste benedette assunzioni continuano ad essere una chimera. I vincitori dei concorsi aspettano, così come gli utenti, sballottati da una parte all'altra perché in alcune strutture sanitarie manca il personale e non si può far fronte alle richieste. E dire che la legge Salva Sanità Calabrese avrebbe dovuto rivoltare come un calzino la sanità. Allo Stato l'unica considerazione che si può fare è che nessun nuovo elemento è intervenuto. C'è una preoccupante fase di stallo e nella maggioranza delle aziende sanitarie e ospedaliere manca addirittura chi dovrebbe organizzare il lavoro e progettare. Questo stato di cose pone anche in una condizione di difficoltà il generale Cotticelli, che non sa come muoversi perché dal governo non arrivano segnali di nessun tipo. Ebbene, dopo i proclami, dov'è la ministra Grillo? Perché non programma un'altra visita in Calabria per rendersi conto della situazione e dire che aveva mostrato grande apprensione per l'organizzazione sanitaria calabrese? Si è spesa in decine di dichiarazioni e video Facebook, ma dopo tutto questo bailam, niente, solo silenzio. La cronaca blitz contro l'Ndrangheta in tre regioni, nel mirino degli inquirenti le cosche di Cittanova e San Giorgio, in lotta per il controllo del territorio anche in Valle d'Aosta. 13 le persone arrestate, l'operazione è stata coordinata da DDA di Reggio Calabria. Il blitz è scattato alle prime luci dell'alba tra le province di Reggio Calabria, Bologna e Aosta. I carabinieri del comando provinciale della città dello Stretto e i loro colleghi dei reparti competenti territorialmente hanno eseguito 13 arresti, 12 persone sono finite in carcere, mentre un'altra è stata sottoposta agli arresti domiciliari. Nel mirino degli inquirenti le cosche di San Giorgio Morgeto e Cittanova, attive nelle estorsioni, nel traffico di armi e droga, nel controllo delle attività economiche anche fuori dei confini regionali. Gli inquirenti hanno svelato nel corso dell'indagine denominata Altanum il penetrante controllo del territorio esercitato dai due sodalizi. Dalle indagini è emersa anche la contrapposizione tra la locale di San Giorgio Morgeto e la cosca Facchineri di Cittanova, che volevano mantenere il predominio nel comune sangiorgese in Val d'Aosta. Insomma, volevano comandare loro e nell'ambito dello scontro sarebbe maturato anche l'omicidio di Salvatore Raso, esponente della locale di San Giorgio, ucciso nel 2011. All'origine dell'agguato vi erano, secondo gli inquirenti, i contrasti generati dalla tentata estorsione a due imprenditori operanti in Val d'Aosta, originari di San Giorgio Morgeto, da parte di esponenti della cosca Facchineri. Per evitare l'estorsione, uno degli imprenditori si sarebbe rivolto ai fratelli Raso, un'intromissione non tollerata dalla famiglia di Cittanova. L'indagine, coordinata dal procuratore Bombardieri, è stata avviata dopo l'inchiesta crimine che nel 2010 aveva sancito l'esistenza a San Giorgio Morgeto di una locale con a capo Mario Gaetano Agostino, di 75 anni. Benché assolto dall'accusa, il materiale acquisito in quel procedimento è stato alla base di una più specifica attività dei carabinieri per individuare i presunti appartenenti alla locale di San Giorgio. È emersa così l'operatività della cosca Facchineri di Cittanova e della locale di San Giorgio. Adesso altre storie nei nostri 100 secondi, vediamo. Ha tentato di sottrarre un bambino di 5 anni alla madre mentre era davanti ad un negozio, ma è stato subito bloccato dagli agenti di una volante e arrestato per sequestro di persona. È successo a Reggio Calabria, gli investigatori non escludono che l'uomo, un 47enne, sia affetto da disturbi psichici. Nuovo importante colpo messo a segno dai finanzieri del Comando Provinciale di Reggio Calabria in sinergia con l'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli di Gioia Tauro. In un container che trasportava cotone in transito nello scalo calabrese proveniente dal Guatemala e destinato a Valencia, sono stati individuati e sequestrati 270 kg di cocaina nascosti in cartoni di ananas. Una volta immessa sul mercato, la cocaina avrebbe fruttato circa 55 milioni di euro.
Avevano rubato un'auto dalla comunità terapeutica presso la quale stavano scontando una pena detentiva. Per allontanarsi dalla struttura sono stati intercettati dai carabinieri del nucleo operativo radiomobile della compagnia di Crotone e della stazione di Cutro con l'ausilio della Polizia di Stato e arrestati. Protagonisti due pregiudicati, un 39enne e un 36enne. I carabinieri li hanno intercettati lungo la strada statale 106 in località Sant'Anna di Isola Capo Rizzuto, dove però non si sono fermati all'alto intimato dai militari, proseguendo nella fuga e mettendo in pericolo l'incolumità degli altri automobilisti e delle pattuglie che si erano poste all'inseguimento. E adesso vediamo di che si tratta del Peperoncino Festival, questo jazz festival itinerante che presenta diversi eventi nelle più belle località della Calabria. È partita la 18ª edizione del Peperoncino Jazz Festival, la rassegna musicale itinerante ricca di eventi culturali correlati che fino al 19 settembre toccherà circa 30 località delle 5 province calabresi in un appassionante coast to coast che spazia dallo Ionio al Tirreno e che porterà turisti appassionati alla scoperta dei più bei luoghi della nostra regione. 18 anni di musica, passioni, tradizioni e suoni ininterrotti che hanno permesso di annoverare l'evento fra i più attesi e inserito fra i grandi eventi internazionali finanziati dalla Regione Calabria. Ogni giorno ci sposteremo in questi meravigliosi borghi, ma poi ci sarà un'appendice a dicembre proprio qui, all'interno del TAO. Quindi apriremo e chiuderemo questa 18ª edizione proprio qui all'Unica. Ci saranno tanti artisti internazionali, come sempre, appunto Stevie Gadd, poi ci sarà Jimmy Cobb, lo storico batterista di Kind of Blue di Miles Davis, che è il disco più venduto, più insomma conosciuto al mondo nel settore jazzistico. Ma poi ci sarà nuovamente, tornerà John Patitucci, il nostro conterraneo, gli artisti norvegesi. Poi ci sposteremo in agosto, ci sarà Peter Eskin, Eddie Gomez, Horacio Negri Hernández, Paul Wertico, questi tra gli internazionali. A livello nazionale ritorneranno i nostri amici Danilo Rea, Roberto Gatto, Gianluca Guidi, Peppe Servillo e tanti altri naturalmente, però non ci scordiamo mai dei talenti locali, anzi locali non mi piace, dei talenti calabresi, che sono tanti e di grande qualità, e quindi uno dei nostri intenti dall'inizio è stato sempre quello di promuovere questi nostri musicisti. Nell'edizione 2019 fondamentale la collaborazione e la sinergia con l'Università della Calabria. Dimostra che l'Università è una realtà viva, dinamica, che guarda il territorio in tutti gli aspetti del territorio. L'avvio della kermesse nello splendido teatro auditorium del campus di Arcavacata, che aprirà il ricco cartellone di eventi. Il Peperoncino Jazz Festival, rispetto anche a una programmazione che, anche se per versi diversi, ha una vocazione del contemporaneo e dell'internazionale, ha fatto una grande scommessa, perché ha fatto questa puntata anche a New York e quindi è l'unico festival di jazz italiano che ha una stanza in una delle città più importanti che esiste, non soltanto dal punto di vista del jazz ma della produzione dello spettacolo dal vivo. Invasioni ha portato a Cosenza Daniele Silvestri, vediamo. Battito Urbano è il titolo del Festival delle Invasioni 2019, che rompe a Cosenza con un cartellone ricco di eventi e di appuntamenti. Dal cuore pulsante del centro storico fino alla centralissima Piazza Bilotti è un'invasione di creatività, arti, musica, gusti e sapori. Invasioni 2019 è il Festival della Contemporaneità, dei beni parlati, suonati e sognati. La contemporaneità è un po' il leitmotiv di questa città negli ultimi anni. Attraversarla attraverso appunto le arti, attraverso la musica, attraverso il teatro, ma quindi anche attraverso i nuovi luoghi, vecchi e nuovi luoghi, meglio ancora, è la sfida, è il desiderio che cerchiamo di raggiungere. Il Festival delle Invasioni è soprattutto un viaggio nel mondo della buona musica, che vanta come protagonisti anche tanti artisti calabresi. E sono proprio gli artisti calabresi che ricevono l'omaggio di una targa per conto del sindaco della città Mario Occhiuto e aprono i beni suonati del Festival delle Invasioni 2019. Il primo a salire sul palco è Diodato, che con la sua presenza scenica e la scrittura per immagini racconta di amori finiti e nuove speranze. La piazza può
poi si scatena con il cantautore Peppe Voltarelli, precursore della tarantella punk, che fa ballare tutti al ritmo di Onda Calabra. Il momento più atteso arriva con Daniele Silvestri, che si racconta fino a notte fonda attraverso i suoi migliori successi. La paranza è una danza e si balla nella distanza, con prudenza e eleganza e con un letto che avanza, così da Genova può scendere a Cosenza, come da Trinisi salite su Brianza. La lunga notte della musica si conclude alla Villa Vecchia con il live set di Pietro Iannuzzi, calabrese doc noto con il nome d'arte di Indian Wells. Adesso a Crotone, o meglio alle Castella, per la riapertura della fortezza aragonese. Numerosi turisti che hanno visitato la fortezza aragonese di Le Castella, da oggi riaperta al pubblico dopo la firma dell'accordo di valorizzazione tra il polo museale e i commissari del comune di Isola Capo Rizzuto. Finalmente la fortezza aragonese da questa mattina dalle ore 10 è aperta al pubblico, l'ingresso è gratuito, è stato un duro lavoro da parte di vari enti tra cui il MIBAC, il prefetto di Crotone, il dottor Mannino, il commissario del comune di Isola, la capitaneria di porto e tante altre persone che hanno contribuito a far riaprire il prima possibile la fortezza al pubblico. Scorci suggestivi e il fascino di un sito che rappresenta una preziosa testimonianza del passato di questa terra. Già nel primo giorno di apertura molti visitatori provenienti da diverse regioni italiane. Io arrivo da Anagni, in provincia di Frosinone. Siamo venuti quasi apposta perché abbiamo saputo che l'hanno riaperto dopo tanto tempo di chiusura e devo dire che ne è valsa veramente la pena perché è meraviglioso. È bellissimo guardarci intorno con questo mare, questi colori. Vogliamo proprio goderci un po' di una bella passeggiata con i nostri parenti. Noi stiamo a Torino, quindi per noi è fantastico poter girare in questi luoghi. È la prima volta che veniamo qui alle Castelle ed è bellissimo, il mare è stupendo, le persone sono molto accoglienti. Siamo in Calabria per visitare le bellezze artistiche della Calabria e tanto tempo che volevamo visitare il castello aragonese qui alle Castelle, finalmente oggi è aperto, allora ci siamo precipitati. Adesso il calcio con il Cosenza, ieri raduno, oggi primo giorno di lavoro effettivo e poi da venerdì il trasferimento a San Giovanni in Fiore per il vero e proprio ritiro. Arrivano alla spicciolata i calciatori del Cosenza Calcio nel giorno del raduno in un noto albergo di Rende, Saracco, Corsi, Capela, Perina, ma anche Perez, Bruccini, volti noti ai tifosi, ma anche i nuovi innesti. Eccolo Riccardo Moreo che si mostra ad obiettivi e telecamere e che si dice felice della scelta. Sì, molto, molto. Non c'è Mister Braia che raggiungerà il gruppo nelle prossime ore e mancano anche alcuni calciatori che potrebbero aggregarsi da qui sino a venerdì quando è previsto il trasferimento a San Giovanni in Fiore, sede del ritiro rossoblù. Il gruppo effettuerà tra oggi e domani le visite mediche di rito e i test atletici per poi iniziare definitivamente la fase vera di preparazione in vista dei primi impegni in amichevole. Prosegue anche la preparazione del Crotone che a Trepidò suda e sgambetta agli ordini di Mister Stroppa. Penali, uno dei punti fermi dei pitagorici, si dice fiducioso e vuole dare ancora di più per far felici i tifosi. Speriamo di partire ancora più forte perché penso che conoscendo il Mister è ancora più semplice, c'è una buona base quest'anno, sono arrivati tanti nuovi e noi cerchiamo di aiutarli sapendo che comunque è un gioco un po' diverso rispetto agli altri, quindi cerchiamo di aiutare sotto questo punto di vista per ambientarli bene. Anche in C proseguono le preparazioni delle squadre calabresi, la regina sta mettendo a segno diversi colpi, fra cui Davide Bertoncini, che dice per Mereggio è una grande opportunità. Sono in una grande piazza, un tipo bellissimo, un presidente, una dirigenza, un direttore che mi ha voluto fortemente e mi ha dimostrato grande affetto fin da subito, fin dai primi interessamenti. Sono contentissimo di essere qua e non vedo l'ora di giocare la prima partita con voi e di avervi tutti allo stadio. Vi aspettiamo, penso, della squadra numerosi e in bocca al lupo a tutti.
E oggi sono stati pubblicati i gironi della Serie C, non ci sono sorprese per quanto riguarda le squadre calabresi che sono inserite nel girone C, qualche sorpresa per quanto riguarda il Monza che è nel girone A con molte delle outsider che sono invece state inserite nel girone B, e quindi B e C sembrano essere i gironi di ferro. E poi ci sono novità per quanto riguarda il Catanzaro, l'indagine contro Topoli, si è chiuso il processo penale originato dall'indagine denominata Contrattopoli con la piena assoluzione dei calciatori perché il fatto non sussiste. Dopo l'assoluzione sportiva anche il Tribunale di Catanzaro ha escluso ogni responsabilità dei calciatori per il fallimento della vecchia società catanzarese. E adesso il meteo, vediamo. Nelle prossime ore l'estensione verso il Mediterraneo centrale dell'anticiclone delle Azzorre favorirà una fase di tempo stabile sulla Calabria per diversi giorni con temperature in linea con le medie stagionali e senza picchi di calore eccessivi. Tuttavia, nelle ore pomeridiane le aree montuose potrebbero essere interessate da classici temporali estivi. Domani cielo generalmente sereno, dalla tarda mattinata a primo pomeriggio aumento della nuvolosità sulle aree montuose con possibili piogge anche a carattere temporalesco su Pollino e Sila, temperature stazionarie. Passiamo ai mari e venti. Domani mari generalmente poco mossi con venti deboli di direzione nord-occidentale sul Mar Tirreno e orientali sul Mar Ionio. Per essere sempre aggiornati sull'evoluzione delle condizioni meteo, vi rimando oltre al nostro sito www.meteoincalabria.com anche alla nostra pagina Facebook Meteo in Calabria. TG che finisce qui, ci vediamo nelle prossime edizioni. Grazie per la vostra attenzione, arrivederci e ancora buona serata.